L'aria del derby scuote l'Hellas Verona e i suoi tifosi. Cresce l'attesa in città. Più di 1300 i tifosi dell'Hellas allo stadio Menti. Sì, questo, Gigi, nel frattempo tutte le altre partite comunque sono sempre sullo 0-0, tranne appunto il gol del Vicenza. C'è il gol del Vicenza, gol del Vicenza, lo diceva. Attenzione a Malonga, perché questo giocatore, Dominic Malonga, è pericolosissimo. C'è stata una combinazione al limite dell'area di rigore e la conclusione, forse intercettata, anche toccata magari da un difensore, il pallone è andato a fil di palo alla destra di Rafael. Ci racconta tutto Romano Matteo. Romano. Sì, questo è un taglio di una conversione, naturalmente l'hanno fatto, l'hanno lasciato coordinare, prendere in corsa, coordinare e battere di collo destro, cioè veramente un errore della nostra difesa. Bravo il francese, questo africano con passaporto francese, che sta vivendo un momento molto felice, però un gol preso in maniera un pochino, diciamo, ingenua, per essere eufemistici nell'espressione. Io però confido in Caccia, non so perché. Attenzione, però con Rivas, la conclusione di Rivas, stoppata, il Verona che cerca subito di riprendersi il punteggio, come avete visto il gol di Malonga. Attenzione, Laner, la palla è buona per Caccia, rete di Caccia, pareggio! Io però confido in Caccia, non so perché. Attenzione al centro di Misuraca, scivola Malonga, ma è ancora in avanti di centro. Gianni, il centro di Gianni, attenzione, Plasmati! Mamma mia, cosa ha fatto Rafael? Vale il gol di Caccia, la parata di Rafael sul colpo di testa di Plasmati, vale il gol di Caccia. Rivedetela all'infinito, perché Plasmati ha colpito da tre metri ha colpito Plasmati. Ripeto, la parata di Rafael vale il gol di Caccia. Calcio d'angolo per il Vicenza, attenzione, calcio d'angolo per il Vicenza. Vicenza che è pericoloso proprio per queste chiamate, per questi episodi. Adesso riparte la formazione di Preda, la palla che spiove a cercare sempre Plasmati, il colpo di testa di Moras. Alfredson ringhia, ma non riesce a arrivare su questo pallone, il rilancio di Giorginio, ma ancora Brighenti, l'apertura, sbaglia Brighenti, Laner, la possibilità di avere un po' di campo per il Verona, ancora Laner che avanza ad ampie forcate sull'out di destra, Laner il centro da questa parte a cercare Caccia, Caccia riesce ad arrivare su questo pallone, ha il problema di girarsi, lo fa in questo istante, va calciatore, Caccia punta Martinelli, niente da fare, Martinelli era meglio sull'attaccante gialloblu che adesso viene preso in mezzo quando fosse un torello, la palla che arriva ancora dai parti di Malonga, e bravo Moras a metterci il piedone, Plasmati anche con un braccio forse, ma tutto regolare perché era involontario il suo intervento, e la Vicenza che adesso scopre anche di avere un buon palleggio. Plasmati tiene palla, Plasmati sulla finestra, il centro in avanti, attenzione, Pinanti, forse gioco pericoloso di Maglietta che viene attaccato, calcio di punizione, e anche qui dovrebbe esserci secondo me un termino giallo. Non so che cosa aspetta l'arbitro, Anner va a dire qualcosa, vediamo che cosa aspetta. È entrato in maniera scomposta il giocatore biancorosso, niente da fare. Plasmati è andato molto scomposto su Maglietta, sul capitano gialloblu, intervento scomposto, credo che di non dire era una cosa scandalosa, che anche in questo caso ci poteva stare il cartellino giallo. Sì, Gianluca, allora rimani collegato, siamo al 45esimo, direi di rimanere collegato sino alla conclusione del tempo, Gianluca. D'accordo, riparte il Verona con il cacciatore. Cacciatore cerca in mezzo Moras, tipo incessante da una parte all'altra, davvero sempre bello questo derby. Laner, il suggerimento in avanti per Gomez, Brighenti chiude, va a recuperare anche il pallone, anzi fa l'errore di far saltare questo pallone Lander. Attenzione, Juanito Gomez, aspetta, Gomez, rete, Caccia!
quanto vale la parata di Rafael, Gigi. Gianluca, tieni la linea fino alla conclusione. Gigi, dimmi adesso quanto vale la parata di Rafael. Gianluca. Gigi, dimmi quanto vale adesso la parata di Rafael. Rimani collegato fino alla conclusione. Sì, sì, ma io voglio una risposta da te, Gigi. Io sono qua, sono sereno in mezzo a una tribuna stampa mutolita. Gigi, dimmi cosa vale adesso la parata di Rafael. No, perché qualcuno ha il coraggio di criticarlo a volte. Dimmi, parata da 3 metri, tutto lo stadio con le braccia al cielo, dal 2-1 per il Vicenza al 2-1 per il Verona. Era intervenuto, cos'è accaduto? Ma sai, è accaduto che l'arbitro, pur arbitrando bene dal punto di vista tecnico, intendo dire sanzionando le punizioni, dal punto di vista disciplinare secondo me non è indovinata una. È la terza munizione che doveva essere comminata a qualcuno, a un giocatore del Vicenza, non è stata fatta neanche una. Deficitario dal punto di vista disciplinare. È uno spunto di riflessione questo giudizio di Castellani su Palazzolo di Ciampino. Sentiamo se è d'accordo Gianluca Tavellini in diretta dal Menti. Gianluca. Sono quasi sempre d'accordo con il mio amico Castellani. Attenzione però invece al Vicenza che adesso attacca la formazione biancorossa che ha cambiato Plasmati con Semioli vecchia conoscenza del calcio giallo-blu per aver giocato nel Tiro. Attenzione perché questo è poi un tocco di maglietta ai danni di un giocatore del Vicenza. Il calcio di rigore, commentate voi, perché è stata troppo veloce l'azione, mi è sembrato un fallo veniale questo di maglietta. Sì, proprio maglietta. Ditemi voi. Adesso lo rivedremo, Alberto, puoi intervenire. Te lo dico subito, il calcio di rigore. Sì. E insomma, perentorio, hai sentito il giudizio da parte di Alberto Castellani. Rigore netto. Pinardi contro Rafael, attenzione. Pinardi contro Rafael, 11° minuto. Pinardi, Rafael! E niente da fare. Avete dall'esultanza... Aveva preso il rigore, la palla è terminata. Ugualmente in gol. Incredibile, 2-2, tutto da rifare, caro Cicci. Ecco Gianluca. Errore di maglietta e calcio di rigore per il Vicenza. Maglietta, mani sul viso, non sta vivendo un grande momento Mimmo Maglietta, sempre positivo, sempre straordinario. La disperazione di Maglietta, ha le mani sul viso, Cicci, da 2 minuti. Gianluca stiamo rivedendo il calcio di rigore di Pinardi con Rafael che è riuscito ad intercettare con i piedi, a smorzare il tiro di colui che ha calciato il calcio di rigore, però il tiro smorzato poi ha fatto rimpallare il pallone sul primo palo ed è entrato in gol. Domenico Maglietta 3-2 al 20° minuto. Dunque il Verona si è riportato in vantaggio, ricordiamo un pallone, un traversone dal settore di destra che è passato per tutto lo specchio dell'area di rigore, nessuno è riuscito a colpirlo se non Maglietta che arrivava praticamente dalle retrovie, ha agganciato il pallone e ha messo alle spalle dell'estremo difensore del Vicenza. Al 20° minuto il Verona dunque torna in vantaggio, 3-2 il risultato. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, fisca prima, è finita! Determinante, queste sono le
torniamo a Vicenza, Gianluca. Vicenza e soprattutto non perde il contatto con la zona alta della classifica.